Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un prodotto particolare, chiamiamolo così, perché comunque non ho mai portato prodotti di questo genere qua sul mio canale. All'inizio non ero sicuro di volerlo portare come recensione, perché comunque è particolare appunto per il genere, perché ragazzi stiamo parlando di una livella laser, ok, una livella laser che è quindi un attrezzo per determinati tipi di lavori che però mi ha entusiasmato quando ho visto le caratteristiche, quindi ho detto di sì a Chigman per la recensione, perché comunque loro me l'hanno inviata appunto perché volevano che facessi una recensione. Il prodotto, come vi ho detto, è davvero particolare, almeno per me, per quello che comunque conosco io di questo argomento, ed è un prodotto che sarebbe stato davvero utilissimo quando ho costruito questa casa, per esempio, perché 20 anni fa, quando ho costruito questa casa e una buona parte di quello che era il lavoro a livello di muratura l'ho fatto io con le mie mani, questa livella laser sarebbe stata veramente la morte sua, sarebbe stato un prodotto super apprezzato, mentre in quei tempi non c'era un prodotto di questo tipo. Ma anche dopo, comunque, quando comunque in casa si vanno a montare magari delle mensole, dei pensili, qualsiasi cosa dobbiamo andare a fissare ad un muro, con questa livella laser diventa tutto davvero molto molto più semplice. Quindi, detto tutto questo, che è appunto il preambolo di questo prodotto, perché comunque, come vi ho detto all'inizio, mi ha un po' spiazzato l'idea di portarlo sul canale, ma poi invece analizzandolo veramente mi ha entusiasmato per quello che poteva comunque dare. Allora, questo prodotto della Chigman è venduto direttamente su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Il prezzo è intorno ai 150-160 euro, poi dipende dalle offerte di Amazon, dai coupon che Amazon vi fa inserire nella pagina d'acquisto, tutte queste cose, però il prezzo indicativamente è intorno ai 150 euro. Non è basso assolutamente, perché questo comunque è un prodotto semi professionale, è un prodotto ovviamente che è solo per uso domestico, per fare due buchi nel muro nella vita magari anche no, ma se uno la utilizza anche a livello domestico e ha bisogno di tante cose per il bricolage, sicuramente può diventare utilissima. E poi per un lavoro comunque magari professionale, anche se magari non so se poi esista roba ancora più professionale, sicuramente un attrezzo molto molto valido. Ma prima di parlare delle sue caratteristiche, andiamo a fare un veloce unboxing per vedere cosa c'è nella confezione. Allora, lei vi arriva all'interno di questa praticissima valigetta, che ovviamente è una valigetta antiurto, come vedremo tra poco, veramente super imbottita. Vedete quanto materiale antiurto. Allora, qua abbiamo per prima cosa un supporto rotante, chiamiamolo così, che poi dopo vi farò vedere come funziona. Poi abbiamo un supporto magnetico, sempre con attacco a vite classico, perché comunque lei, come vedremo tra poco, ha il classico attacco a vite delle macchine fotografiche, per intenderci. Poi abbiamo un manuale di istruzioni con anche la lingua italiana. Poi abbiamo questa piastra di misurazione e abbiamo un cavo USB Type-C per la ricarica della batteria. E poi abbiamo un piccolo telecomando per comandare i comandi, che sono anche ovviamente fisici, con i tasti sopra questa livella laser, però comunque con questo piccolo telecomando possiamo andare a utilizzare le stesse funzioni che abbiamo poi sulla livella. Ed infine eccola qua la livella laser. E ragazzi, è davvero un prodotto che mi ha sorpreso solo in positivo, devo dire, solo veramente in positivo. Quindi andiamo a vedere le sue caratteristiche di questa livella laser. Allora, come abbiamo detto, sotto abbiamo un attacco a vite classico per andare a fissarla su qualsiasi supporto, qualsiasi cavalletto, anche un cavalletto classico come può essere questo della Manfrotto, per esempio. Vedete, si avvita tranquillamente perché comunque è il classico attacco a vite, o altrimenti utilizzando le sue staffe incluse nella confezione. Poi, come abbiamo detto, lei è una livella laser e ha 3 laser. Ovviamente ogni laser va a tirare delle linee in direzioni diverse. Questo sopra segnalerà delle righe in questo modo, questo che troviamo frontalmente segnerà delle righe sempre a forma quadrata o rettangolare in base ovviamente all'area dove siamo, comunque farà 4 righe in questa maniera, sono 4 linee, mentre questo da questa parte farà 4 linee in questa maniera. Quindi questo è il senso di questa livella, poi ve la faccio vedere in azione appunto per capirci meglio. Qua abbiamo i 4 tasti, vedete, sono i 4 tasti fisici, mentre qua dietro abbiamo la presa di ricarica
Type C, che serve appunto per andare a caricare la batteria, perché questa livella ha una batteria da 4000 mAh. La batteria è davvero capiente e soprattutto un'altra caratteristica importante di questa livella laser, essendo comunque un prodotto che può essere utilizzato per chi fa il muratore, per chi fa comunque l'idraulico, per chi fa il cartongessista, questi lavori dove c'è polvere, dove magari c'è umidità, dove c'è freddo, ha una resistenza IP54, quindi una resistenza praticamente un po' a tutto. Ovviamente per chi la utilizza a casa per fare bricolage, come abbiamo detto, non ha bisogno ovviamente di una caratteristica così importante a livello di IP, però per chi la utilizza per lavoro è importante. Poi qua sopra abbiamo i quattro tasti fisici, questo che va ad accendere la livella, e abbiamo qua l'indicatore con quattro LED che ci indicano la carica della batteria, in questo caso a metà, vedete, due tacche su quattro, e poi abbiamo questi tre tasti che vanno ad escludere i vari laser, perché magari non si ha la necessità di avere tutti e tre i laser accesi. Quindi se io vado a cliccare su questo, spengo questo laser, adesso lo vado a riaccendere, se clicco H vado a spegnere questo laser, mentre se clicco V1 vado a spegnere il laser frontale. Poi qua vedete che c'è un pallino rosso. Cos'è il pallino rosso? Indica il tipo di livellamento che vogliamo, perché lei è autolivellante, però quando il pallino rosso è acceso vuol dire che l'autolivellamento è bloccato, quindi dovremmo noi andare a livellare, nel senso che o utilizziamo un dispositivo che ha una livella, quindi noi ne useremo di lei solo il puntamento laser, ma a livello di livellamento mi piace il gioco di parole, verrà dettato dal supporto. Quindi supponiamo di avere un treppiede con delle bolle di livellamento, saranno quelle a indicare appunto il giusto livello, e quindi utilizzeremo di lei solo il laser. Ma se invece volessimo usare i suoi dispositivi di fissaggio o un cavalletto come questo per esempio, che comunque non ha un segnalatore di livello, andremo a utilizzare lei come livella, perché appunto lei è autolivellante, andando a sbloccare qua da parte, vedete, i tre laser. Quindi a questo punto la luce rossa si è spenta, vedete, è diventata verde, perché lei in questo momento si è autolivellata. Quindi adesso è lei che decide appunto quanto andare a livellare. Questo è dato da cosa? Vedete che adesso i laser, se li guardate, si muovono, sentite anche il rumore, si muovono all'interno della loro sede, quindi andandosi a muovere ovviamente sono stati tarati in modo che quando sono fermi vanno a livellarsi. Se il livello non è raggiungibile appunto da loro, ci viene segnalato. In che modo ci viene segnalato? Adesso io non so se vedete il laser qua dietro, tipo sul mio braccio in questo momento. Se io adesso vado a inclinare molto la livella, vedete che il laser lampeggia, adesso non so se lo vedete qua anche sulla mia mano, lampeggia. Cosa vuol dire? Che lei non è livellata, perché comunque l'autolivellamento non riesce a compensare questa inclinazione che è troppo accentuata. Allora ovviamente sarà da correggere appunto manualmente il livellamento. A questo punto vedete che io sono andato a posizionare in maniera più o meno perfetta, poi comunque lei compensa il livellamento perché è autolivellante, e adesso vedete che il fascio verde di laser è fermo. Mentre se io vado a bloccare adesso questi tre laser, quindi non gli permetto più di autolivellarsi, li vado a mettere in modalità fissa e vado ad accendere il laser, perché per accenderla in modalità fissa devo poi andare a cliccare il pulsante rosso. A questo punto i laser in questo momento non sono più livellati, o meglio seguono quello che è il piano o il supporto, quindi avranno un'inclinazione che non è di livellamento fatto da questo dispositivo laser. Mentre se faccio così, ecco che adesso i laser si sono posizionati in maniera perfetta. Quindi ragazzi, queste sono le sue caratteristiche principali. Una cosa che volevo dirvi: quando la trasportate anche nella sua valigetta, comunque avete visto, anti-urto, anti-tutto, bloccate i laser, perché comunque questo livellamento automatico è dato dal muoversi i dispositivi laser all'interno delle loro sedi, e trasportandola potrebbero comunque andare a danneggiarsi o magari a non essere più tarati in maniera perfetta. Quindi nel trasporto bloccatela, ma poi potete tranquillamente accenderla sbloccandola, perché comunque si accende con questo tasto in fase di autolivellamento, tasto rosso invece quando la vogliamo accendere in fase di non autolivellamento, ma di un livellamento manuale. Poi all'interno della confezione, abbiamo detto, troviamo il suo telecomando per far funzionare il tutto. Adesso la vado ad accendere e vedete che se io clicco il tasto V1 ho spento il laser, se vado a fare altezza spengo
questo qua, se faccio V2 spengo questo laser, mentre con questo altro tasto possiamo andare a diminuire l'intensità del laser, quindi ogni volta che io clicco il laser diminuisce di intensità, mentre per diminuire dal laser direttamente, non dal suo telecomando, lo possiamo fare cliccando una volta il tasto di accensione o spegnimento e andiamo a diminuire il laser. Poi troviamo, come abbiamo detto, questo dispositivo che serve per andare a far ruotare il nostro dispositivo laser. Adesso lo vado a rimuovere da questo cavalletto e lo vado a fissare su questo. Una volta fissato lo vado a sbloccare e andando a ruotare questa rotella laterale vedete che faccio girare il laser per appunto delle misurazioni continue, nel senso che questa linea verticale, non so se la vedete, si sposti di qua, vedete che faccio ruotare il laser. E in più questo dispositivo diciamo che ci viene dato per fare ruotare i laser è anche ovviamente livellabile da questi piedini che sono regolabili perché sono a vite. E poi sempre nella confezione troviamo questo supporto che è magnetico perché qua dietro ha due magneti o altrimenti è possibile fissarlo con una vite qua in alto per fare delle misurazioni in determinate situazioni. Poi vi faccio vedere dopo in maniera pratica. E qua abbiamo ovviamente la classica vite per andare a fissare la livella. Anche questo è un accessorio veramente comodo, poi dopo vi faccio vedere. Quindi ragazzi, questo è un prodotto veramente fantastico, io l'ho utilizzato quando ho rifatto questo studio, quando ho montato le mensole che sono lì dietro nel reparto, quello officina, chiamiamolo così. Infatti state guardando adesso le immagini di quando l'ho utilizzata per montare le mensole in maniera perfettamente livellate, quindi in maniera super semplice, perché comunque montare le staffe delle mensole non è sempre semplice e soprattutto farlo in maniera comoda senza diventare troppo matti, cioè con un risultato perfetto, non è proprio il lavoro più semplice che possiamo fare. E quando andiamo a bucare soprattutto un muro ci viene sempre un po' di ansia, quindi magari se andiamo a sbagliare dopo ci accorgiamo di non aver fatto il lavoro fatto bene, sicuramente è una cosa che ci dà molto molto fastidio. Quindi ragazzi, detto tutto questo, adesso ci spostiamo dall'altra parte della casa perché volevo farvi vedere appunto su una parete utilizzando magari questa staffa come funziona questa livella autolivellante della Cigman. Andiamo! Allora, facciamo un esempio, supponiamo di dover appendere qua un quadro con due fissure, quindi un quadro rettangolare e dovremmo andare a mettere appunto due fissure sulla stessa linea. Una cosa non semplicissima, o meglio, non complicatissima, ma comunque non semplicissima da fare, soprattutto farlo in maniera precisa. Adesso vi faccio vedere con questa livella laser cosa possiamo fare e con che semplicità riusciremo a fare questa azione, anche se è solo una simulazione, perché in realtà non devo mettere nessun quadro in quella posizione. Quindi andiamo a posizionare, in questo caso utilizzerò la staffa magnetica che vi ho fatto vedere nell'unboxing, ma avremmo potuto usare anche un qualsiasi cavalletto come questo, perché comunque lei è compatibile, come abbiamo detto, con gli attacchi a vite classici standard. Quindi vado a montare la livella laser sul supporto, dopodiché questo supporto ha sia il magnete che la possibilità di essere avvitato con una vite. Qua io ho il calorifero in metallo, quindi posso andare a fissare la livella in maniera molto molto semplice. A questo punto, se io vado a sbloccare la livella, vedete che lei si accende ed è già diciamo in posizione perfetta, è già livellata, perché vedete che le linee non lampeggiano. Se io vado a inclinarla, vedete che le linee lampeggiano. Perché lampeggiano? Perché lei non è allineata. Come vedete, le linee sul muro lampeggiano e sono inclinate. Se io adesso vado a mettere la livella con le linee che rimangono ferme, quindi non lampeggiano più, adesso sono perfette. Infatti il riferimento delle linee perfette ce l'abbiamo anche in questa posizione. Vedete qua le linee che seguono lo stipite della porta, il pavimento e come rimane perfetta la linea, perché comunque adesso la livella è in bolla, quindi nel gergo quello da muratore lei è perfettamente livellata. Quindi se noi adesso dovessimo fare due buchi qua, sarebbe molto molto semplice, perché abbiamo la linea e dovremo solo segnare la distanza dei due buchi che andremo a fare per mettere i fissure per agganciare il quadro. E l'altra possibilità che abbiamo come accessorio, che troviamo incluso nella confezione oltre alla staffa come abbiamo visto nell'unboxing, è questo dispositivo che permette alla livella
di ruotare. Vedete che la livella in questo momento sta tirando i suoi tre rettangoli. Vado a far girare la livella anche in maniera molto precisa e delicata e vediamo che nel muro, vedete che la linea verticale si sposta e anche la linea sul soffitto si sta spostando, perché è lo stesso rettangolo creato per quanto riguarda la linea verticale anche quella sul soffitto, perché comunque, come abbiamo detto, questi laser creano tre rettangoli, uno così, uno così e uno così. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la recensione e la prova di questa livella della Sigman, che è disponibile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione se volete dargli un'occhiata, se siete interessati, siete curiosi di vedere altre caratteristiche di questa livella della Sigman. Se è così ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti, di lei tantissimi spoiler erano arrivati. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, e anche direi sicuramente se avrò dei coupon sconto li troverete nel mio canale Telegram Offerte. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità interessante come questa livella della Sigman. Ciao e al prossimo video.